non è un luogo comune e nemmeno una questione di pigrizia. Secondo uno studio pubblicato dal portale Life Science, infatti, se gli uomini in casa non trovano mai ciò che stanno cercando è perché, rispetto alle donne, hanno una diversa visione periferica. È la stessa che entra in gioco, per capirci, anche quando cercate di contare i puntini neri in questa immagine e non ci riuscite. Sono 8? Sono 4? No, sono 12. La visione periferica ci permette di percepire forme e movimenti che non si trovano davanti ai nostri occhi. In alcune donne questa capacità si mantiene all'interno di un angolo molto ampio, che in certi casi sfiora addirittura i 180 gradi. Tutto questo mentre gli uomini, oltre un angolo di 45 gradi, iniziano già a perdere parte della capacità di distinguere dettagli, tonalità e sfumature. Da cosa deriva questa differenza? Forse da abitudini sociali preistoriche. Le donne, infatti, occupandosi della raccolta di frutta, erbe e radici, avrebbero sviluppato una capacità visiva più ampia, mentre gli uomini, da cacciatori, avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente e a concentrare la loro attenzione su un singolo oggetto alla volta.